Buongiorno, oggi è sabato. Mi sono svegliata alle 7:30. Sono le 8:40, non ho fatto assolutamente niente, sono ancora in pigiama. Non riesco ad attivarmi stamattina. Poi sono al secondo giorno di ciclo. Non so voi, ma per me il secondo giorno di ciclo è quello peggiore. Me ne starei a non fare niente tutto il giorno e mangiare schifezze se potessi. Però ora mi attivo perché ovviamente anche se non c'ho voglia devo pulire lo stesso, quindi. Ma prima di mettermi a pulire, mi vesto ovviamente, mi do una sistemata e facciamo il resoconto della situazione riguardo ai capelli. Facciamo il prima e il dopo. Visto che è passato quasi un mese, oggi è il 3, mi sembra che un mese esatto sarebbe il 5. Vabbè, siamo con 2 giorni di anticipo, però mi tornava bene farlo oggi. Vediamo un po' se questi integratori che ho preso hanno dato i loro frutti. Cercherò di rendermi un pochino più presentabile di così e vediamo un po' com'è la situazione. Allora, eccoci qua a fare il confronto, il prima e il dopo. Dopo quasi un mese di utilizzo di questi orsetti gommosi della Beards with Benefits, ho preso questi qui, l'integratore di zinco che è finito tutto il barattolo, erano buonissimi tra l'altro, e questo qua che appunto sono vitamine per capelli con biotina. Ogni orsetto contiene una bella quantità di biotina. Vi ricordo che entrambi sono senza zucchero e vegan e sono anche senza lattosio e senza glutine. Questi invece ce n'è ancora tanti, metà più o meno, perché appunto uno di questi barattoli dura per 2 mesi. Vi ricordo il codice sconto del 20%, Annalisa YT20, che potete utilizzare sempre anche sui prodotti che sono già scontati, quindi aggiungere un ulteriore sconto del 20%. Vi lascio il link e il codice sconto sia nel box informazioni che in un commento. Detto ciò, andiamo a fare la foto per fare il confronto prima e dopo e scopriamo insieme se ci sono stati miglioramenti in un mese di assunzione di questi prodotti. Andrò a legare i capelli come nella prima foto. Nella prima foto avevo i capelli appena lavati, in questo caso li ho lavati ieri e devo dire questa cosa a proposito. Una cosa che ho notato è che i miei capelli si stanno sporcando meno. Chi mi segue da tempo sa, ho lamentato spesso questa cosa sui miei capelli che si sporcano subito, infatti li lavo tutti i giorni. Però considerando che i capelli li ho lavati ieri, cos'era verso l'una, oggi vedete che cioè, sono ancora puliti. Quando solitamente già il giorno dopo, soprattutto se li ho lavati il giorno prima, presto, non la sera, il giorno dopo già iniziano a sembrare unticci, soprattutto quelli davanti. E appunto ho notato questa cosa che per me è un miracolo praticamente. Anzi, fatemi sapere anche voi se avete notato questa cosa, che mi si stanno sporcando meno i capelli ultimamente. Comunque, ora leggo i capelli, ho fatto la riga nello stesso punto della prima foto. La foto, ovviamente, la prima foto a cui mi riferisco l'ho fatta il giorno in cui ho iniziato a prendere questi integratori qua. Quindi leggo i capelli, facciamo la foto e ve le metto a confronto. Ok, foto fatta.
Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se ci sono stati dei miglioramenti riguardo proprio a diradamento dei capelli, spero tanto di sì. Io lo vedrò poi in fase di montaggio il prima e il dopo, quindi sono molto curiosa. E ho avuto la possibilità di provare altri due prodotti della Bare With Benefits e sono questi qui, cioè ho scelto questi qui, questo qui per il sistema immunitario. Che ho già iniziato a prendere, ce n'è veramente tanti. Ne ho preso uno al giorno e appunto sono vitamine per il sistema immunitario. Contiene vitamina A, niacina, vitamina B6, biotina, che anche questa contribuisce sempre ai capelli. Vitamina B12, vitamina C, vitamina D, vitamina E, acido folico. Sono 90, quindi dura per ben 3 mesi questo barattolo qua. E poi ho preso questo qua per la pelle, vitamina per la pelle. You Glow Girl. Anche queste contengono biotina, zinco e acido ialuronico. Qui ci sono 60 orsetti e di questi ne hanno presi 4 al giorno. Vi leggo un attimo la descrizione di queste vitamine qua. Per un aspetto radioso e giovane della pelle, elasticità e idratazione sono essenziali, oltre a uno stile di vita sano e una dieta equilibrata. Un ruolo importante svolto dalla superstar dell'organismo, l'acido ialuronico. È il componente principale del tessuto connettivo che lo riempie e lo sostiene. Gli orsetti gommosi vitaminici You Glow Girl si basano sull'effetto dell'acido ialuronico. Il complesso di azioni è supportato anche da vitamina C, biotina e zinco. Di addio alla pelle indebolita e dai il benvenuto alla tua carnagione luminosa. Io inizierò oggi a prendere questi orsetti. Ancora sigillato questo. Non so se fare un prima o un dopo anche della pelle. Proviamoci. Io non ho fondotinta, non ho cipria, non ho blush, non ho niente. Sono truccata, ma saprete che non metto fondotinta. Non mi dà proprio fastidio, mi piace mettere solo la crema. Quindi questa è la mia pelle Nature. Vediamo. Come sarà tra un mesetto, magari più compatta, più luminosa, non lo so, vediamo. Tra l'altro sono buonissimi, sono proprio uno sfizio. Io li prendo per non sbagliare e prenderne di più, li prendo tutti la sera dopo cena, così sono sicura, mi sono prestabilita un orario, un determinato momento della giornata dove prenderli per non rischiare appunto di dire oddio, l'ho preso, non l'ho preso. Così non mi sbaglio, e sono buoni e ripeto, sono senza zucchero. Eccoli qua. Questi aroma naturale al mango. Ma che profumo! Prendiamone subito uno. Oggi, ovviamente, sto facendo eccezione, lo prendo di mattina. Dovendone prendere 4 di questi, volendo, uno può anche prenderli in momenti diversi della giornata, mattina, pranzo, pomeriggio e sera. E poi appunto ci sono questi per il sistema immunitario, perché in questo periodo vorrei cercare di evitare di beccarmi l'influenza, quindi se questo può essere d'aiuto, ben venga. E niente, detto questo, vi ricordo che vi lascio il link del sito e il codice sconto nell'info box e in un commento se vi interessa qualcosa. Detto ciò, io dovrei attivarmi a questo punto. Allora, mentre pulivo, piccolo che sguifferavo, ho visto sotto al mobiletto di Marco nei cassettini. Aspettate che lo spolvero un attimo. Questo ferro di cavallo che Marco ha trovato al lavoro, che ha portato a casa l'altro giorno, e mi sono detto: ok, vediamo un attimo come utilizzarlo come portafortuna. Sapevo che andava appeso alla porta, però volevo capire meglio se all'esterno o all'interno. E insomma, informandomi, ho scoperto che va messo all'esterno e in questo verso qua, perché io pensavo così, invece così porta sfortuna, così porta fortuna. Quindi ora prendo una cortina, la leggo questi buchetti qua, il chiodino fuori c'è già tra l'altro,
E lo vado a prendere fuori. Dai, che ci porta fortuna. Allora, ho dato una pulita. Ah, che stanchezza. Non ho lavato per terra, però. Comunque è decente, cioè non ha sporcato tantissimo ieri o come l'altro giorno. E ho capito, tra l'altro, perché sta portando su così tanto sporco. Hanno tagliato l'erba nel prato. È per quello che è stato smosso un po' tutto, quindi porta su terra, erbacce. Sono le 11:20. Non so a questo punto se fare colazione, che è un po' tardi, o farmi un caffè, o non fare niente e aspettare il pranzo. Penso che mangeremo gli avanzi della pericena di ieri sera, che qualcosa è rimasto. Alla fine ho optato per la colazione, un pochino di latte e caffè e questi biscottini, che alla fine ho deciso che preferisco questi tra i due pacchetti che avevo preso. Questi sono quelli Coop, gli altri erano quelli Galbusera, questi sono più buoni. Ho caricato il video per oggi, poi ho fatto un po' di meditazione. Oggi dovremmo andare alla Coop, ora non so se ci andiamo subito quando viene. Mamma mia, che sbadiglio. O se ci andiamo più tardi. Non so, perché oggi poi c'è casino, qui è iniziato il carnevale, oggi c'è il primo corso, c'è la sfilata dei carri, quindi ci sarà un delirio. Non so quando sarà il momento migliore per andare alla Coop e dobbiamo prendere... Che cavolo dovevamo prendere alla Coop? La salsiccia per la mia pizza. Sapete cosa? Che se fosse solo per quel... Ah no, c'è da prendere anche la pizza per Marco. Niente, c'è da andarci per forza. Quindi non lo so, ora vediamo quando viene. Comunque, ho fatto un po' di meditazione adesso, poi più tardi provo a rifarla perché faccio abbastanza fatica a togliere i pensieri dalla mente in questo periodo. Quindi magari ne faccio un po' di più, così riesco a ottenere un po' più momenti di meditazione tra i vari pensieri. Anche perché, cioè, la meditazione è, secondo me, anche per l'ansia proprio è una salvezza. Probabilmente è difficile farlo quando hai tutti i pensieri che ti affollano la mente. È importante farlo ugualmente, provarci, perché comunque qualche attimo riesci ad ottenerlo e meglio di niente. Ok, mi ha scritto Marco, mi ha detto ti vesti così andiamo subito alla Coop, quindi mistero risolto, ci andiamo subito. Allora, abbiamo mangiato, come avete visto abbiamo fatto una peripranza. Con le cose avanzate di ieri ho fatto altri crostini col salmone, pane e salmone. E abbiamo mangiato così, ora Marco è andato a dormire. Alla Coop abbiamo preso altro salmone perché non sapevamo se ci bastava quello che avevamo, in realtà poi è bastato. Ho preso la ricotta e le uova perché vorrei fare una torta alla ricotta, però non oggi, cioè inizialmente l'idea era di farla oggi, però il ciclo mi ha buttato giù, non c'ho voglia di mettermi a fare torte, quindi vabbè, intanto c'ho la ricotta e le uova, poi un altro giorno la farò. Poi abbiamo preso la mozzarella per la pizza di Marco, la pizza di Marco che ho già messo in freezer, la salsiccia vegetariana per la mia pizza. Poi ho messo un'altra lavatrice, oggi ho fatto ben tre lavatrici, cioè avevo una coperta, due tappeti e il copridivano. Adesso ho messo il copridivano a lavare perché stamattina ho cambiato anche il copridivano. Quindi appena la lavatrice finisce faccio anche un lavaggio a vuoto della lavastoviglie. Qui ho messo... Vabbè, c'è anche i piatti ovviamente poi da lavare, però qui ho messo il filtro, l'ho spruzzato con lo sgrassatore, lo lascio agire un po', poi lo lavo, lo metto in lavastoviglie e gli faccio fare un lavaggio a vuoto, così da darle appunto una lavata. E basta, adesso sono
le 3, Marco è andato a dormire da una mezz'oretta, e ora metto a posto queste cose e poi mi faccio un altro po' di meditazione. C'è una bellissima giornata di sole oggi, è andata bene per il carnevale questa bella giornata. Io quest'anno ero quasi tentata di andare ad una sfilata dei carri del carnevale, più che altro per farvelo vedere anche a voi, però non lo so, perché ovviamente l'8 Francesco si opera, vediamo come sarà dopo la situazione. Spero bene, ovviamente, anzi incrociamo le dita, mi raccomando, perché gli faccio un'operazione quella con la ripresa più veloce, perché possa recuperare in fretta, insomma. Ok, direi che è ora di fare la doccia. Ah, che bella. Docciata, pigiamata. Vieni qua, bella pozza, lasagna. Comunque, tra poco prepariamo la pizza. E niente, io per oggi vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo al prossimo video.